Ventesima edizione del Giovinazzo Rock Festival, che in via del tutto eccezionale è stata a Bitonto. Com'è andata questa edizione? Beh, un'edizione bella, interessante, in una nuova città per noi, in una nuova situazione, però è stato bello scoprire la città di Bitonto e quelle che sono le possibilità che può dare a un festival come il nostro, che si fa da tanti anni e che non si impone limiti anche geografici a questo punto. Si è spostata proprio nella nostra città, sbarcando nello spazio antistante la piscina comunale, la ventesima edizione del Giovinazzo Rock Festival. Dopo 18 anni nella città d'origine, una molfetta, quest'anno l'Arci 37 ha organizzato a Bitonto. Sul palco abbiamo attraversato le atmosfere post-rock dei Mocadelic, autori della colonna sonora della serie TV Gomorra, l'indietronica degli inglesi Zola Blood per la prima volta in Italia, ma anche l'indie pop e la new wave italiana dei Diaframma, il math rock dei De Pierre e la trap di Puritano. Artisti davvero di grande spessore, hanno toccato un po' tutti i generi del rock. Come li avete scelti? Allora, come sempre cerchiamo di fare un cartellone misto, nel senso che rock è una definizione molto ampia e quindi chiaramente dobbiamo cercare di rappresentare varie sfaccettature. Per cui vediamo un po' quelli che sono i tour più interessanti di circolazione, quelli che sono gli artisti che hanno fatto dei dischi molto belli che vale la pena portare su un palco, quelli che sono insomma i nomi più in voga fra il pubblico sia più giovane sia un po' più grande come noi, diciamo che abbiamo 20 anni e anche un po' di più, e quindi cercando un po' di dare tante sfumature senza soffermarci solo su un genere, solo su un filone, ma anche appunto allargando. Per l'anno prossimo pare che la location non sia dispiaciuta. Questa location si è prestata molto bene a questa realizzazione. È uno spazio che potrebbe essere anche ulteriormente migliorato, ma già così si presta facilmente a un evento del genere. Magari speriamo che sia nata una collaborazione destinata anche a proseguire, perché il festival magari ormai non ha più un carattere cittadino, ma può rappresentare un po' tutto il Nord Varese magari.